Thrice the prended cat hath mewed. Thrice and once the hedgepick whined. Harpy cries, 'tis time, 'tis time. Salve, buongiorno, Arcano della Strega. E l'obiettivo di questo nuovo video è nato in effetti ieri discutendo all'interno del mio gruppo rispetto a una questione che può essere importante, ossia le letture esoteriche. Con questo termine definisco in effetti l'analisi di un certo tipo per capire se esistono nei nostri confronti dei pacchetti speciali magici che qualcuno ha fatto nei nostri confronti. Fermo restando, ci tengo come prima cosa a dirlo, noi non siamo i burattini di nessuno, non siamo soggetti per cui se qualcuno decide di fare qualcosa nei nostri confronti saremo nelle sue mani per tutta la vita. Noi possiamo guardare in faccia la realtà, abbiamo tutti gli strumenti di analisi, per guardare quello che ci accade, quello che c'è intorno. Fondamentalmente abbiamo la dea che ci protegge, e quindi in effetti il primo aspetto è cerchiamo di guardare quando vi sono delle difficoltà, delle problematiche, aspetti che non riusciamo a risolvere, non tanto fuori ma quanto dentro. Questo è il primo messaggio che voglio dare, perché spesso poi quando si tratta di guardare determinate cose si va nel panico, nasce la paura, mentre qualsiasi cosa venga fatta invece deve far nascere il nostro coraggio, la nostra voglia di andare avanti e di trasformare quello che ci accade. E in ambito di lettura esoterica, diciamo, perché potrebbero esserci sicuramente queste situazioni, potrebbero, e io preferisco utilizzare solo praticamente i tarocchi maggiori, e utilizzo il mazzo degli sciamani. E lo trovo particolarmente adatto, diciamo, alla tipologia di lettura. Quindi, infatti, tanto è vero che è un mazzo che utilizzo specificamente per analizzare molte volte questi aspetti. E mi ci sono trovato molto bene, si è creata una particolare affinità. Torniamo a noi, diciamo, rispetto a questo argomento. Abbiamo detto quindi che vogliamo capire se esistono particolari lavori magici fatti nei nostri confronti. Per cui la domanda, noi andiamo a fare una domanda specifica ai tarocchi. Di per sé la disposizione che uso io personalmente è di una semplicità disarmante, ma è perché proprio la semplicità che ci offre il quadro chiaro della situazione, non le cose difficili che confondono solamente. Tendenzialmente uso tre carte, diciamo, le metto, purtroppo ho difficoltà poi a fare, ne metto tre carte sopra, quindi le stendo, una, due, tre, e se rappresentano in effetti la situazione. Per cui io ho fatto una domanda, chiedo: esiste un lavoro magico nei miei confronti? Queste prime tre carte rappresenteranno la situazione. Sono carte molto importanti, perché ci fanno capire se è in atto o se è in gioco qualcosa del genere. Normalmente quali sono le carte che potrebbero uscire se vi è stato fatto un lavoro magico? La luna, ad esempio, può essere una carta che ci fa capire questo. Potrebbe essere il mago, la torre, l'appeso. Qua l'appeso ci addirittura ci farebbe anche capire probabilmente una delle tipologie. E vediamo un po' che cosa potremmo avere più. Logicamente la morte in questo caso. Possiamo anche avere, vediamo un poco, ecco, il diavolo, il matto potrebbe essere, in quanto energie caotiche che sono state riversate all'interno della nostra situazione. Quindi queste tre carte ci delineano il lavoro che è stato fatto. La prima cosa che dobbiamo fare è capire che non
non si può fare tutto quello che si vuole nei confronti di una persona. Quindi in queste tre carte è probabile, è molto probabile, che appaia un mago e possono apparire altre figure. Immaginiamo ad esempio che appaia un mago e la temperanza e una torre. Abbiamo certamente una situazione nella quale qualcuno ha voluto fare un'attività negativa nei nostri confronti. C'è una temperanza in mezzo. Questa temperanza ci sta a significare certamente che qualcosa sta bloccando quel lavoro magico, che siamo noi stessi con la nostra energia, e che sicuramente c'è una situazione che non è quella prevista da chi l'ha fatta. Per cui già stiamo iniziando a delineare un quadro di una situazione che non è grave, ma nulla è grave in assoluto. E potremmo avere ad esempio un mago, luna, imperatore. Sto facendo semplicemente delle ipotesi. E mago, luna sicuramente ci farebbero capire che è stato fatto. Però abbiamo un imperatore. L'imperatore è una forza stabile, una forza che sta lì e non si muove. È probabile che quell'energia che ci è stata inviata sia in un certo qual modo bloccata. Ora, insieme a queste tre carte che possono delinearci quello che è il quadro iniziale, ne estraggo un'altra, la metto sotto. Questa è la carta importante che va a chiudere quello che è l'analisi. È la carta importante perché è la carta esito. Io con questa carta chiedo esplicitamente, mi venga esposta, data la risposta, in maniera quanto chiara. Per cui, se vi è un lavoro magico, che carta potrebbe essere? Rimischiando un po' la situazione, potrebbe essere una luna, un diavolo, una torre, la morte. In tal caso, io capisco che l'esito, che è mi dà una certa certezza, diciamo, che è stata fatta una determinata attività. Lasciamo stare questo, non tanto l'esito finale. L'esito finale è la risoluzione dei nostri problemi, questo è sicuro. Invece è l'esito, diciamo, del lavoro, e ci dà anche la tipologia di energia che è stata inviata. Per cui se abbiamo un appeso, probabilmente è un legamento. Se abbiamo, diciamo, la torre, probabilmente è qualche situazione un po' negativa che ci stanno augurando, insomma, sono varie le... E se invece, che cosa potrebbe succedere? Che abbiamo sì tre carte superiori che ci stanno indicando un lavoro magico, ma abbiamo una carta sotto che ci sta dando invece una risposta che è differente. Abbiamo una temperanza, per esempio, abbiamo... vediamo un po' che cosa ci potrebbe... il sole. Allora in questo caso che cosa emerge? Emerge sì una situazione fatta, ma emerge anche che non è andata a buon fine. Perché? Quando è che non va a buon fine? Avremo sicuramente nell'ambito della dinamica generale delle carte che ci dicono la tipologia del lavoro, ma anche le carte che ci stanno indicando anche superiormente che la cosa è stata bloccata. Ho detto prima, abbiamo un imperatore, abbiamo la temperanza, abbiamo il mondo, e sotto casomai abbiamo una situazione, abbiamo una chiusura che ci rasserena. Pertanto è un po' complesso, diciamo, forse si fa prima a farlo che a dirlo. Come questi volevano essere giusto degli spunti molto semplici riguardo la lettura, che può essere esoterica, che può essere utilissima per prevenire, che è meglio di curare, e vi dà la possibilità comunque di analizzare una vostra situazione anche sotto questo punto di vista. Sia chiaro, non significa assolutamente che se esce qualcosa che non va non si possa risolvere, perché abbiamo, ripeto, tutti gli strumenti. Anzi, nell'ambito di una lettura del genere, comunicare una determinata cosa a una terza persona che forse non ha esperienza, o forse
e ci mette in una determinata condizione di saper comunicare le cose in un certo modo. Non si dice a una persona, adesso dico tanto per dire, hai una fattura a morte. Immaginiamo il perché, perché se quella persona non è preparata a quella. Ed è già logicamente di suo, casomai, presa dalla paura, dal terrore, abbiamo fatto una frittata, ci siamo alleati da parte nostra verso chi ha già fatto quel lavoro. Quindi ci dobbiamo fare un bel applauso e lavorare, potremmo lavorare insieme a quelle persone. No, la parte nostra è quella di saper dare coraggio, di saper dare anche obiettività, ma saper dare anche messaggi di grande positività, di grande benessere, perché è la paura quella che poi fa crescere determinate situazioni e null'altro, perché noi apparteniamo a una dea, quindi non, se facciamo il nostro lavoro energetico, la nostra attività, non ci può toccare nulla. Questo è quanto, insomma. E per chiudere, insomma, questo è quanto. Se vi sono domande, poi le potete postare anche sotto. Penso che probabilmente ritorneremo sull'argomento perché lo trovo interessante e soprattutto se non viene fatto in una determinata modalità molto semplice, chiara, concisa, precisa, creerà un ulteriore caos nella vostra vita. Ultimo appunto, poiché determinate energie possono essere in un certo qual modo schermate, fra virgolette, è probabile che la prima lettura vada un po' persa, nel senso che si nota che la lettura è molto scombinata. In tal caso ripetere casomai questa dopo qualche giorno, perché poi sono cose che vanno verificate. Una volta fatto la verifica, possiamo orientativamente, se la risposta è uguale, vuol dire che era giusta. Se qualcosa cambia, vuol dire che dobbiamo ripetere e cercare di capire perché probabilmente la tipologia di energia inviata sta sfuggendo alla nostra analisi e a noi non deve sfuggire nulla. Vi auguro buona giornata, arrivederci.